Cari amici, rieccoci ancora una volta presso Ad Maiora Design Room per preparare le nostre ricette per la rubrica Un amico in cucina. Quest'oggi cosa prepareremo? Una cosa sfiziosissima. Di solito voi avete mangiato i saccottini con la Nutella, col cioccolato oppure con la marmellata. Quest'oggi faremo dei saccottini invece salati, ripieni con zucca, porro e gorgonzola. Venite con me e vi mostrerò come prepararli. Per prima cosa mettiamo olio nella padellina, il porro e aggiungiamo la zucca che ho precedentemente tagliata a cubetti sottili in modo tale che cucina velocemente. Aggiungiamo una presa di sale, il peperoncino non ci sta mai male e un po' di noce moscata. Nel frattempo prepariamo la pasta sfoglia tagliandola prima a tre strisce e poi a metà, quindi noi avremo praticamente 6 saccottini. Nella prima metà faremo dei buchini in modo tale che non gonfia la pasta sfoglia. In quest'altra metà faremo dei taglietti. Stessa cosa replichiamo qui. Prendiamo il gorgonzola, una striscetta e la mettiamo da questa parte. Ci aiutiamo con una forchetta se non si stacca. Andiamo a calibrare un po' il formaggio uguale come quantità in tutte le parti. Attendiamo che la zucca sia pronta, scottata, e poi la mettiamo. Siamo pronti per farcire i saccottini. Concentriamola verso il centro, così poi si può chiudere. Ci aiutiamo con le mani, così, e poi andiamo a chiudere. Perfetto, pronti per essere messi nella teglia. E voilà, saccottino primo pronto. I nostri saccottini porro, zucchine e gorgonzola sono pronti per essere infornati 20-25 minuti a forno ventilato a 200 gradi. I nostri saccottini zucca rossa, gorgonzola e porro sono pronti per essere assaggiati. Non si può capire, una bontà unica.
Cari amici, vi saluto con un detto siciliano. Ciao rur baselecò e carezze le femmine rurono picca. Odore di basilico e carezze di donna durano poco. Alla prossima ricetta!